Mondo in cui crolla Marx, vacilla il capitale e trema persino l'Auditel, l'unica certezza che ci rimane si chiama Milan, il totem che non sbaglia un colpo. Per 20 minuti è Mozart Müller a dirigere l'orchestra bianconera, trascinando una Juventus che mai come stavolta sembra essere all'altezza dei grandi avversari. Kohler giganteggia su Van Basten, Conte e Dino Baggio mordono Maldini e Lentini e Casiraghi parte con il furore di un fighter. Questo scontro da Formula 1 fra l'attaccante e Antonioli costerà caro al portiere del Milan. Il punto più alto del diagramma dei padroni di casa è rappresentato dal palo colpito da Dino Baggio, che prelude alla sostituzione dell'estremo difensore milanista. Fuori Antonioli e dentro Sebastiano Rossi. Quando Rijkaard riesce a far sentire il fiato sul collo di Müller, il Milan torna a sentirsi Milan. La retroguardia comincia a tarare il fuorigioco. Il centrocampo cresce nella gestione degli spazi, del pallone e del pressing. E Simone legittima la scelta di Capello. La punta rossonera si mette al servizio di Van Basten, propiziando la sua girata verso Peruzzi. Oppure, su cross dell'altra novità domenicale, cioè Boban, si avvicina alla rete rompighiaccio. Nella ripresa, la Juventus non è in grado di prodursi nel bruciante avvio del primo tempo. Müller non è più Mozart e la coppia Vialli-Casiraghi si scatena in spunti ruggenti, ma senza l'agilità necessaria per superare Tassotti, Baresi, Costacurta e Maldini. Il Milan, in compenso, pareggia il conto dei legni con questa punizione di Boban diretta all'incrocio dei pali. Sia nella loro area che in quella avversaria, i rossoneri fanno valere la superiorità acrobatica dei saltatori, come Rijkaard su invito di Maldini. La squadra di Capello, in sostanza, ribadisce l'ormai tradizionale capacità di togliere l'iniziativa a chi ha davanti, ma il mordente della Juventus è una realtà, anche se sotto porta non basta la grinta. In attesa di Van Basten, il vero Marco è coniato in Italia e nella borsa della partitissima sale alle stelle Marco Simone, saettante e rapinoso per come approfitta di un frontale fra Torricelli e Conte. A questo punto, vale a dire negli ultimi 20 minuti dell'incontro, i padroni di casa cercano di spingere l'orgoglio laddove non può arrivare il gioco, obbligando gli avversari a interventi anche molto decisi. Quando tutto sembra perduto, al 43esimo della ripresa, un fallo di Tassotti su Di Canio, sostituto di De Marchi, assicura alla Juventus la grande occasione. Attenzione a Massaro, che grida al portiere: tira a sinistra, ma non ti muovere prima. Vialli può salvare se stesso, la squadra e il campionato. Tre responsabilità pesanti come macigni che alla fine condannano Gianluca ed esaltano Rossi. Le ultime fasi della gara sono convulse, vissute in un mix palpitante di rabbia, fatica e volontà. Ma nonostante il formidabile slancio, Vialli è mula tomba. Porta saltata, porta stregata. Ed ora ascoltiamo le interviste realizzate da Gianni Cerqueti e Franco Costa.